Due giorni alla trasferta di Lecce, dove la Salernitana troverà un avversario voglioso di riscatto dopo la sconfitta di Verona. Si giocherà in uno stadio pieno, visto che la società salentina ha dovuto mettere in vendita scorte residue di tagliandi per un settore a bassa visibilità che viene aperto solo quando gli altri sono esauriti. Il gran numero di abbonati e la grande voglia di dare una spinta alla squadra di Baroni in una gara importante in chiave salvezza renderanno caldissima l'atmosfera in Salento, dove la Salernitana sarà scortata da poco più di 1000 tifosi, tanti quanti ne può contenere il settore ospiti, e si spera accompagnata anche da più certezze. Sul piano caratteriale, fisico e tattico, la squadra granata ha bisogno di fare un passo avanti deciso. Contro il Napoli si è visto qualcosa, ma ancora non basta. Si deve lavorare meglio di reparto e bisogna essere ancora più attenti a livello individuale per evitare di subire gol o quantomeno per non facilitare il compito agli avversari. Nicola vuole svoltare partendo proprio dalla difesa, che deve ritrovare compattezza e solidità per non dover sempre chiedere ad Ochoa gli straordinari. In attesa del mercato, aperto in entrata come in uscita e ben sapendo che diversi calciatori mancheranno all'appello per infortunio, Nicola dovrà decidere se confermare la difesa a 4 con Daniliuk terzino destro e se chiedere ancora a Dia un sacrificio tattico come esterno sinistro. A proposito di fasce, oggi Mazzocchi è stato visitato a Perugia dal professor Cerulli. Il terzino spera che febbraio sia un mese importante per il suo ritorno in campo. Al Via del Mare lui non ci sarà, mentre è pronto William Trossekong, il difensore nigeriano arrivato dal Watford in prestito con diritto di riscatto, e vestirà la maglia numero 15. Io ho pensato sempre, dopo la mia avventura in Inghilterra, voglio sempre tornare a Serie A. Quando è arrivata questa opportunità per tornare per una squadra importante e con una buona idea, per me è perfetto. Mister Nicola è per me una persona molto importante, è primo un allenatore forte, ma anche come persona. Noi abbiamo lavorato 3 mesi insieme a Udinese e io ho trovato molto bene. Sempre duro e anche noi ha fatto partiti buono, 20 punti con lui in Udinese. Quando io ho sentito di mister, lui ha detto voglio tu vieni qua, e per me è l'ultima cosa per venire subito. Capito bene questo momento, io penso sempre durante una stagione arrivo un periodo difficile per tutte le squadre, e sono tornato qua a Italia per aiutare. Io ho fatto 2 anni qua, capisco bene come facciamo la Liga qua in Italia, e le ragazze giovani ma anche forti hanno bisogno un po' di aiuto, e quando io posso dare una mano io sono pronto. Voglio solo arrivare più su in classifica. Tutti e due, Italia, anche Inghilterra è difficile, ma Inghilterra è un po' di più veloce, senza momenti per respirare, ma anche un'esperienza buona per me. Pensato, ho cresciuto un po' intorno qua a Italia per crescere ancora.